Buonasera, buonasera a tutti, io sono Rogue Hamilton e anche stasera sarò in vostra compagnia per fare la live su questa bellissima pista. Siamo a Zandvoort in Olanda per inaugurare insieme ovviamente ai nostri piloti del forum questo Gran Premio, un circuito storico che rientra nel campionato di Formula 1 da quest'anno, tra virgolette rientra quest'anno perché purtroppo e non hanno potuto organizzare questa gara, quindi slitterà per il 2021. Però fortunatamente noi amanti del virtuale, amanti del gioco di Formula 1, avremo la possibilità di correrci e di cimentarsi in questa magnifica pista. Una pista molto tecnica, molto corta anche, nonostante possa sembrare il contrario. Una pista con un manto stradale rielaborato. Buonasera a Mettino Animal, il nostro Rogue Schumacher. Buonasera, un abbraccione. E un asfalto rielaborato in modo tale da agevolare quelle che sono le vetture del 2020, le Formula 1 del 2020, un tracciato che non veniva utilizzato ovviamente da tanto tanto tempo. E un tracciato che ora saliamo on board subito con un nostro pilota, non mi chiedete chi perché vado molto a caso. Andiamo con il nostro Rogue Kimi e subito che ci mostrerà la bellezza di questa pista. Eccola, una delle parti più belle e iconiche di questo tracciato, la prima sopraelevata, che ritengo veramente una delle curve più belle in assoluto proprio dell'intero campionato e magari anche di tutte le piste che comunque abbiamo visto nel corso degli anni. Anche questa, questo caratterizza il primo settore, un settore molto veloce, con una sezione molto veloce di curva a successione. Qui c'è già il secondo settore che almeno personalmente non mi riesce molto, fatico tanto, è un settore molto tecnico anche questo, dove bisogna giocare molto con lo short shift e con un setup che ci permetta di uscire bene nelle curve. Questo è già il terzo settore che poi ci mette in quello che è il grandissimo e bellissimo rettilineo, questa è l'altra sopraelevata, che va poi a chiudere il fantastico giro di Zandvoort. E questo è il rettilineo di cui vi parlavo, che comunque sia può determinare quelle che sono i sorpassi che ovviamente possono esserci nel GP di Olanda. Un GP che, come vi dicevo, è tornato a far parte della Formula 1 da quest'anno. Un GP che non mi so dire quanti giri sono al 50%, vi posso dire che penso siano più di una trentina, considerando il fatto che la pista conta 4 km e poco più. È una delle più... Oh, attenzione, già ritiri, Alemagna. Alonso, 5 posizioni di penalità in griglia. Ai, 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 ai. Vedo già... Cioè, non vedo niente perché non capisco. Devo vedere un attimo con la schermata dei piloti. Oh, mamma mia, la Red Bull. La Red Bull di Alemagna. Vediamo Alonso. Mamma mia. Che colpo di scena già incredibile. Seguiamo il giro intanto di Kimi che lo sta finendo, ha preso taglio curva, quindi riproverà il giro successivamente. Quindi cambiamo pilota, andiamo magari con il nostro Rogue Dennis che prova ovviamente la qualifica con gomma media. Le gomme portate qui ovviamente sono le medesime della gara di ieri, a livello di colorazione vi parlo, a livello di durezza non ve lo so dire perché francamente e ho avuto poco tempo per studiarmi tutte le varie caratteristiche che compongono tutti i tracciati. Intanto 1.11.396 con gomma media, Rogue Dennis e la Mercedes in prima posizione. Ottimo, ottimo giro. La Tinaia 15.09 con la Racing Point ha girato in 1.19.668. Naturalmente questo giro è figlio magari di qualche errore. E Pepe intanto prende la leadership di questa qualifica in 1.11.300. E 96, stesso identico giro, attenzione, mamma mia, stesso identico giro di Rogue Dennis, mamma mia, Rogai per 1.16.737,
anche lui come Tinaglia, probabilmente un giro per prendere confidenza. Stasera abbiamo Rogue Alonso, abbiamo Rogue Antoboschi, direi di seguire perché ha già un viola nel secondo settore, quindi direi di andare con lui e vedere come va a concludere questo suo primo giro in questa bellissima pista. Meno rallenta, probabilmente farà il giro con gomma media. Rallenta, rallenta, rallenta. Comunque la velocità sicuramente ce l'ha per poter ovviamente andare a insidiare quella che è la pole position provvisoria al momento di Vettel. Vediamo se Tinaglia 15.09 che si sta, sì, è sempre lanciato ma rientra, quindi niente, probabilmente cambio di gomma. Vediamo un po', Evil Shark che è crashato, provvedo a rinvitarlo, scusate, mi sono dimenticato di invitare Evil Shark, però come caspita lo invito. Non so come invitarlo. Aspettate un attimo. Ecco fatto. Quindi Evil Shark dovrebbe rientrare. Spero che non se la prenda con me per il mancato invito, ma mi ha fatto più di niente. Allora, seguiamo Rogue Van Tor, che Rogue Van Tor, almeno su prova a tempo, ha una gran velocità, ha preso molta confidenza con questo tracciato, quindi potrebbe veramente andare a insidiare la pole position e soprattutto battere tutti con una prestazione degna di nota. Quindi seguiamolo a bordo, andiamo. Rettilineo dei box. Alfa Tauri come ieri. Andiamo, curva 1. Una curva molto tecnica, che si affronta in seconda, con short shift fino alla quarta. Se sta andando un po' cauto, sta andando forse. Questa è una delle parti più belle, in discesa, curva in pieno, leggera salita, poi in picchiata. Bellissimo. 30, 752, viola nel primo settore, spettrino. Anzi no, Rogue Van Tor, scusatemi. Secondo settore, che si avvicina, lo conclude, 49, 271. Viola anche il secondo settore per Rogue Van Tor. Vediamo come conclude il terzo settore, caratterizzato da una curva per niente facile questa e dall'allungo poi che va a chiudere il giro di questa bellissima pista. Godiamocelo in televisiva, l'arrivo di Van Tor sul rettilineo. 1.10, 1.10, 643, il primo a scendere sotto il muro dell'1.11. 1.10, 643, 7 decimi di vantaggio su Peppe. Vediamo ancora altri piloti con Rogaiper, gomma rossa. E Tinaglia 15.09 che rompe tutto, l'abbiamo proprio visto, è uscito male da curva 1. Peccato, per ora quindi accreditato della sesta posizione. Rogue Alonso ancora sprovvisto di giri e ricordiamo che ha una penalità sulla griglia di partenza per un contatto con Alemain, quindi da capire come andrà. Voi dal chattino scrivete, interagite con me, con noi, lasciate un bel like, venite a trovarci su Instagram, su Facebook, su YouTube e iscrivetevi, partecipate e quant'altro. Se avete domande ovviamente siete liberissimi di iscrivere e vi risponderò quanto prima. Per ora pole position provvisoria di Rogue Van Tor, il mio 10.643. Vediamo questo Rogue Alonso che a causa della penalità probabilmente ha deciso di qualificarsi con gomma rossa, anzi no, nemmeno, perché non sta utilizzando l'ERS, quindi possiamo spostarci e andare su qualcun altro. Direi di andare da Evil Shark, no, direi di lasciare stare Evil Shark che si è appena girato. Io meglio se forse non vado su nessuno, visto che ogni volta dico vado su qualcuno, quello o si gira o rompe. Vorrei fosse colpa mia stasera. Attenzione Peppe, gomma rossa, vediamo. Buona posizione al momento. Stesso giro per lui e Rogue Dennis. Primo settore, 34. Rogue Dennis, 1.10.573.
Buonissimo giro, però a un decimo da Vettel. Vettel ha usato gomma gialla. Mazza, che velocità! Che velocità! 346 millesimi di vantaggio per Peppe con un viola nel secondo settore, quindi potrebbe andare a insidiare, attenzione qui, potrebbe andare a insidiare la pole position virtuale di Rogue Dennis. Vediamo come conclude l'ultimo settore, ha preso taglio curva, quindi a questo punto gli conviene rientrare ai box. Antoboss 1.12.580. Manca 7 minuti e 30 secondi alla fine delle qualifiche. Però non c'è nessuno lanciato perché Will Shark non sta utilizzando l'S. Kimi non sta utilizzando l'S e penso che si lancerà a breve. Vediamo se dei primi. Rogue Dennis pole position provvisoria, Vantora ai box, Peppe sta rientrando in pista, Antoboss ai box. Con Alonso secondo settore mi ha dato viola, però mi sembra strano. Quindi rientrerà. Un tentativo Hyper Ibox, lei a 15.09 purtroppo ritirato. Vediamo Kimi, che era. Eccolo qui Kimi, andiamo on board. Un po' timido forse affrontare questa curva. 30.748. Non è proprio un grandissimo primo settore paragonato a quelli che stanno utilizzando gomma rossa, quindi a Rogue Dennis e a quello che aveva fatto vedere Peppe. Vediamo, secondo settore. Un grandissimo secondo settore. Lo fa viola, secondo settore. Attenzione. Questa McLaren sta volando. Benissimo, l'ultima curva, molto molto bene, vedi benissimo, vediamo un po', 5, 6, 7, 8, 9, 10, peccato, ha perso qualcosina, 11.078, terza posizione al momento, quindi ha mezzo secondo da recuperare e soprattutto almeno la prima fila deve cercare di puntarla con questa gomma. Chiedo se sia ancora nel giro o se abbia alzato il piede. Mi sembra. Andiamo a vedere il primo settore. Sì, lo migliora di 12 millesimi, però non credo che. Sì, migliora 49.145, 2 decimi di vantaggio, sempre viola, secondo settore. Bisogna vedere se ce la fa con l'ERS, perché non è detto che riesca a fare tutto il rettilineo e perdere l'ERS in rettilineo fa perdere diversi decimi. Attenzione, è veramente in crisi, è veramente in crisi, forse ci arriva pelo pelo. 1.10.790, migliora ancora, quasi 3 decimi, non abbastanza per superare ovviamente Vantor. Non credo che Vantor riesca, visto che comunque si è secondo con una gomma di svantaggio e praticamente la strategia è in mano. Vediamo Peppe. Peppe si sta lanciando. Antoboss con gomma gialla, direi di seguirla. Andiamo. Il casco di Kimi. È un po' alla Schumacher. Tanto Boss 30, 771, primo settore. Un gomma media, buonissimo primo settore. Buonissimo. Vediamo, secondo settore. È un grandissimo secondo settore. Vediamo se la può giocare con Spetterino, forse. Dennis intanto migliora, è come se migliora 1.10.119. Questo già è un giro buono, molto molto bene, molto molto bene. 1.10.903 per Antoboss.
Quarta posizione. Forse una cattiva gestione dell'est, visto che è arrivato. Oh, attenzione! Visto che è arrivato proprio al limite. 49-202, secondo settore per Peppe, con mezzo secondo di vantaggio, quindi potrebbe andare a insidiare Kimi addirittura. Vediamo l'ultimo settore. 10-745, lo insidia di 45 millesimi. Bellissima lotta tra l'Alfa e la McLaren. Vediamo ancora Galonso in gomma media, ora è lanciato, vediamo come affronta questo giro. 30-620, meglio di Antobossi. Vediamo, va a insidiare l'Alfa Tauri di Vantor. Attenzione, qualcuno ha lanciato e Alonso potrebbe prendere la scia addirittura della macchina, addirittura di Antobossi, quindi potrebbe prendere la scia e essere favorito a bestia con il termine. 10-456 e prende la prima e la seconda posizione. Grandissimo tempo con gomma media, grandissima prestazione, bellissimo giro. Vediamo, Rogue Kimi esce, quindi avrà tempo per fare un ultimo tentativo. Peppe no, perché sta rientrando adesso. Quindi qualifica finita per Peppe. Qualifica finita anche per Alonso, immagino. Dennis non so se riuscirà a entrare in pista. Antobos non so che cosa ha in mente di fare. Sì, ok. Hyper non credo che rientrerà. E Trevincia che con gomma rossa, 31-0 più un settore con gomma rossa, un settore un po' insomma dove c'è magari da lavorare un pochettino, però comunque sia, ricordiamo che il gioco è uscito da neanche due giorni, quindi tra bug vari e cose da fissare, diciamo che è normale anche non avere chissà che prestazioni. Diciamo che questa cosa va... Oh, attenzione, Evil Shark ha fatto il Grosjean della situazione. Speriamo che non ci abbia sentito Evil Shark. Ovviamente farà il rimontone poi durante la gara, di questo siamo sicuri. Vediamo Kimi che si sta lanciando. Vediamo. E penso che comunque sia, quando i giochi escano, chi si trova subito bene con il gioco ha una marcia in più, però ovviamente quelli che faticano di più comunque arrivano, sicuramente non staranno lì a farsi prendere a decimi su decimi, anzi penso che quanto prima possano rispondere molto molto agevolmente. E parlo soprattutto di me, che per ora sto buscando e incassando senza possibilità di poter ovviamente rimediare ai danni che mi stanno facendo i miei colleghi in pista. 30-821 intanto per Kimi nel primo settore, comunque sia 85 millesimi di svantaggio dal suo tempo, può sempre migliorare. Poi attenzione perché ha l'Alfa Romeo, immagino sia quella di Peppe. Secondo settore, 94 millesimi di svantaggio, attenzione perché la macchina davanti potrebbe dargli fastidio, come aiutarlo soprattutto in questa ultima fase nel rettilineo. Ricordiamo Alonso che ha guadagnato due decimi ed è riuscito a superare Vantor, che comunque ha fatto una prestazione di pura velocità. Vediamo 1.10.874, non riesce a migliorarsi, peccato, anzi no, 1.10.790, sì, comunque non riesce a migliorarsi, peccato. Probabilmente gli sta dando fastidio questa macchina davanti, ora non lo so. Rogue Dennis intanto è ancora uscito ed è lanciato. 30-271, viola al primo settore. Seguiamolo allora on board, andiamo. Secondo settore forse un pochino sull'erba col posteriore, vediamo se perde qualcosa. 11 millesimi di vantaggio sul suo tempo, sul personale. Attenzione a questa curva, attenzione al cordolo, perfetto. Rogue Dennis, tanta roba, questa pole position è la sua prima pole position, quindi sono molto molto felice per lui, molto. Però abortisce il giro, forse
non contento, insomma, della prestazione che stava facendo. Oh Peppe, si migliora! 1.10.490! 1.10.490! Che ultimo giro mozzafiato! Che grandissima prestazione! Quindi, piloti ritirati, abbiamo Alemain che purtroppo non ha effettuato neanche un giro. Evil Shark che ha effettuato un giro, ma naturalmente un giro abbastanza fatto con tempi alti. Tinaglia 15.09 che l'abbiamo visto in diretta, si è girato in curva 1 e ha rotto praticamente tutto, che quindi è accreditato della ottava posizione. Quindi ricordiamo le posizioni: Denis Alonso con 5 posizioni di penalità, quindi partirà settimo. Quindi prima fila Denis Peppe, seconda fila Vantor Kimi, terza fila Antobos e il suo ex compagno di squadra Hyper, quarta fila, anzi no, Antobos e Alonso, poi Hyper e Tinaglia, e in ultima posizione, in ultima fila, Evil Shark e Alemain. Torniamo fra poco per il giro di formazione e la gara qui per il Gran Premio di Olanda. A tra poco. Eccoci qui. Allora, ragazzi, partiamo dal presupposto che ai ragazzi è andata bene che la gara sia comunque limpida, che non ci sia colpi di scena col bagnato, eccetera, eccetera. Ovviamente, come la gara di a noi di ieri, abbiamo deciso di lasciare i setup predefiniti in modo tale da non agevolare nessun pilota che magari ha corso di più rispetto a altri o che ha avuto la possibilità di farsi il setup. Quindi i piloti corrono tutti con la stessa base. L'unica cosa che cambia naturalmente è la scelta del setup tra 1 e 5, tra i setup predefiniti. Però naturalmente a discapito di questo poi penso che in una pista così serva anche tanta tecnica e tanta spavalderia anche forse per poter affrontare soprattutto le curve dove c'è quel banking spaventoso. Lì serve veramente due attributi che non lo so, insomma, due bei attributoni d'oro. Quindi nulla, grandissima pole position per Rogue Dennis, veramente sono molto molto contento. Sono molto contento anche della buonissima, buonissima, buonissima prestazione di Vantor. Mi dispiace per Alemain, Evil Shark e Tinaglia 15.09, mi dispiace molto che non abbiano comunque fatto un giro che gli permettesse comunque di qualificarsi ovviamente sopra alle posizioni che hanno conquistato e sono molto contento anche sia di Dennis, vabbè, che ha fatto la pole, l'ho già detto, sono molto contento di Peppe e sono molto contento anche di Kimi. Kimi sta dimostrando veramente una grandissima, grandissima velocità. Allora, godiamoci il giro di formazione. Quindi ricapitoliamo un attimo le posizioni. Abbiamo 10 piloti stasera, due in meno rispetto a ieri. I piloti sono Rogue Dennis, Peppe, Vantor, Kimi, Antobos, Hyper, Alonso, Tinaglia 15.09, Evil Shark e Alemain. Tutti i piloti ovviamente si sono qualificati, a parte quelli che hanno rotto, e quelli che hanno rotto penso hanno potere di scelta sulla gomma, ma forse no. Solo Alemain che praticamente non ha fatto neanche un giro, gli altri mi sa che comunque sia sì, il tempo l'avevano e partiranno con gomma rossa. Alonso, come vi dicevo, è sceso in settima posizione per quelle 5 posizioni prese per quel contatto che ha avuto con Alemain, quindi dovrà rimontare. Comunque sì, ha dimostrato, ora lasciando stare la scia, che velocità ne ha. Mi garba molto la terza fila composta da Antobos e Hyper che sono
tanto boss lo conoscete tutti, Hyper era ed è Ilai, erano compagni di squadra nel campionato precedente, sempre targato Rays of Glory, e che hanno stradominato, oddio, stradominato non direi, però hanno comunque vinto il campionato costruttori e Antoboss poi alla fine ha vinto anche il pilota. Quindi abbiamo due campioni in carica, Antoboss e Alonso, che Alonso era il nostro Coffee Puma, e festeggia ovviamente con la gamertag Rogue Alonso, anche in virtù del fatto che Alonso tornerà al volante di una Formula 1 nel 2021, anche al volante della Renault. Si accendono i semafori, 3, 4, 5, allo spingimento, via del Gran Premio di Olanda. Partono i piloti, sì, partono, partono, partono. Parte molto bene Rosberg. Parte bene anche Peppe. Attenzione, oh mamma mia. La Haas subito fuori pista, la Haas di Evil Shark. Potrebbe prendersi rischio, attenzione qui. Con Dennis che si sta prendendo già un pochino di margine, almeno 6 decimi di margine. Attenzione, Alonso che ha fatto una grandissima bella partenza. Ha già guadagnato due posizioni. Aspetta, quelle del via, Alonso si è guadagnato 2, quindi Antoboss ne ha perse, ha persa una. Attenzione qui a questo curvone. Hyper ne ha perse, Hyper ne ha perse veramente tante. Anche Tenei a 15.09, ottima partenza. Vediamo gli altri. Comunque sia una partenza regolare, nessun incidente, quindi bravissimi piloti. Senza prendere penalità, senza fare incidenti, senza avere collisioni l'uno con l'altro. Attenzione perché Antoboss è già senza Hers, incredibile. Incredibile, verrà mangiato ora sul rettilineo. Vediamo un attimino. Verrà mangiato Antoboss. Mangiato, Antoboss lo stiamo mangiando. Difficoltà nella gestione dell'ERS, quest'anno è veramente tostissima, gestire l'ERS. Tanto Rogue Dennis comunque 8 decimi di vantaggio. Vediamo perché Antoboss è in battaglia con Tenaglia 15.09, vediamo come si evolve la faccenda. Alonso che è sulla scia di Vantor e subito anche lui è sulla scia di Kimi. Oh, una leggera scordata. Attenzione qui è ora sul rettilineo. Attenzione, Dennis è un po' in crisi con l'ERS. Giro veloce 1:13.276 firmato Rogue Dennis. Vediamo qui come si sta evolvendo la cosa. La 15.09 ha preso un po' di spazio l'Autoboss, benissimo. Poi si sta formando una bella triella con Kimi che probabilmente, non so, forse sta subendo sul consumo delle gomme rispetto alle gomme medie dietro. Lo stanno tallonando a bestia. Ovviamente vediamo un attimino se naturalmente riesce a difendersi. Però niente di irregolare chiaramente, quindi non si può certo andare a dire niente a Rogue Kimi, che comunque sta disputando una grandissima bella gara. Sono 36 i giri previsti, come il 50% in Austria praticamente. Vantor qui ha la possibilità di passare Kimi, è anche messo meglio rispetto a lui con l'ERS, poi avrà anche il DRS, stessa cosa anche Alonso. Mamma mia, bellissimo, sono in tre sul rettilineo. Mamma mia, esterno Vantori, interno Alonso, vediamo, vediamo. E Alonso passa, bellissimo sul passo. E Kimi ne perde due. Kimi ne perde due. E Alonso va all'attacco
lato dell'Alfa, il buonissimo Pepe, che prende 2 secondi da Dennis. Benissimo, i piloti si stanno comportando molto molto bene. Attenzione che Alemain è passato Antobossi. E il Shark va un pochino lentuccio su questa pista, probabilmente o ha poca confidenza o non si trova o comunque sia non riesce ad avere la confidenza adatta, anche in virtù del fatto che possa avere magari altri impegni ovviamente nella vita privata che appunto gli impediscono di potersi allenare e poter essere un po' più competitivo. Vediamo adesso, Peppe, 3 secondi di penalità, vediamo adesso se Vantor ci prova. Dovrebbe provare perché sicuramente avrà anche il DRS, oltre a questo passo. Vediamo, non usa l'ERS e quindi ha la possibilità, attenzione, ha la grandissima possibilità di attaccare. Vediamo Alemain con la Tenaglia 15.09. Oh, e Antobossi si riavvicina, attenzione perché la vedo male, la vedo male, la vedo male, attenzione. Bellissima questa fase di gara, bellissima. Mi viene da sorridere perché i piloti sicuramente si stanno divertendo un sacco. E francamente sono qui che li invidio anche perché fare la diretta è bello, correre, anzi è cosa meravigliosa. Vediamo un attimo davanti, anche davanti lì si sono tutti riappiccicati. E hanno preso Peppe, nonostante siano in battaglia fra di loro, hanno ripreso Peppe. Mentre Dennis sì, ora sta perdendo un po' di vantaggio a discapito degli altri, degli inseguitori, quindi a cercare di fare attenzione, perché Alonso si fa vedere nei confronti di Peppe che comunque chiude la traiettoria e gli consiglia molto di star dietro. Vediamo, Tinaglia 15.09 attaccato sul rettilineo, anzi no, attacca il rettilineo, prende la posizione su Alemain. Antobossi si avvicina, Evil Shark si avvicina, non so più chi seguire, non so più chi seguire, non so più chi seguire. E questo è l'antipasto di quello che sarà il nostro campionato, ragazzi. Vi invito a iscrivervi. Vi invito a prendere parte a quella che è la nostra famiglia Race of Glory, perché come vedete ne vale decisamente la pena. Scusate un po' queste parole che mi escano dopo, ma sono un tantinello stanco stasera, quindi sono un po' così. Andiamo avanti. Oh, Vantor che si fa vedere in maniera molto molto decisa. Alonso si fa vedere e manca proprio la passa in due all'Alfa Romeo del nostro buonissimo Peppe. Vediamo Peppe, oh bellissimo, 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 fantastico. Anche qui di nuovo in tre, vediamo, 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 tira una staccatona furibonda Peppe, però deve cedere posizione a Vantor. Comunque passa e si rimette subito all'inseguimento di quello che è il campione in carica, Alonso, con Dennis che saluta in compagnia, ringrazia, allungato di 6 decimi su questo giro, quindi una gara che per ora lo vede molto molto protagonista. Protagonista è anche Alemain, che ha ripassato Tenaglia 15.09, anche Hyper ha passato Antobossi, i due ex compagni di squadra. Stanno giocando, si stanno giocando bene anche, devo dire, con gomma media entrambi. E il Shark è lì un po' che cerca di ovviamente fare il possibile per avvicinarsi, quindi battagliare. Vedo un viola, non so se è di Alonso, penso di sì perché sta allungando anche su Vantor. Vediamo un attimo, andiamo on board, vediamo. Sta usando tutto l'ERS. Quindi presumo sì, ha fatto un 13.5, buonissimo giro, buonissimo, buonissimo. Però adesso di essere potrà usare veramente poco. A discapito di un Vantor che ha più del 75%. Quindi attenzione adesso, e la fase critica. Tanto Tenaglia 15.09 con Alemain.
battaglia a tutti i giri, battaglia in tutte le curve, in tutti i rettilinei. Ma è bellissima questa, questo secondo gruppetto di piloti, perché più o meno sono tutti ravvicinati. L'unico un pochino, Nevin, bellissimo, che cosa ha tentato con la sua Red Bull. Bella roba, bella, bella, bella roba, bella roba. Ma sì, Matt, ma abbandona la moglie, abbandona tutti e vieni a correre. Vieni a correre. Se la moglie non capisce, vieni di venire a guardare le nostre gare, di fare il tifo. Ovviamente almeno di fare il tifo. Anche perché ormai siamo in confidenza, per cui, voglio dire, certo di fare il tifo per me, sì. Forza, forza! Antoboss, Antoboss, con i live. Attenzione, torniamo davanti un attimo, perché c'era Alonso senza Ers, o comunque molto molto in riserva, come la macchina di Matt Enimel, ossia il nostro grandissimo Schumacher. Attenzione alle Main, che ripassa il rettilineo, tiraglia 15.09. Io penso che adesso forse per tiraglia 15.09, a parte che non so il consumo delle gomme, però per cercare di scollarsi alle Main e soprattutto a compagnia dietro, deve pensare di fare un pit stop e allungare immediatamente. Tanto dietro comunque se non ha nessuno, avrebbe pista libera e avrebbe il modo comunque di avvantaggiarsi sugli inseguitori e comunque magari, oddio, recuperare 5 secondi su Kimi, non lo so, però magari, chi lo sa, avvicinarsi, sì, perché Kimi a gomma rossa e ora non so quanti giri ha, penso abbiano gli stessi giri, sì, perché la Racing Point si era ritirata, però hanno fatto gli stessi giri, quindi immagino che pit stop lo faranno in contemporanea. Attenzione, Kimi con Peppe, posizione presa dal nostro buonissimo Kimi Raikkonen. Naya 15.09 sta subendo sorpassi, va larghissimo, però la tiene, ottimo. Oh, attenzione, ancora, ancora, oh mio Dio, come si è buttato, va all'esterno Antoboss e passa, bellissimo quel passo di Antoboss, che ha provato a tenerla, ha provato a difendersi, però la gara ancora è lunga, è solo al decimo giro dei 36 previsti, quindi è ancora tutto da definire. Vediamo, oh, attenzione, attenzione Alonso, perde la macchina toccando il cordolo al secondo settore, questo agevola e non di poco, buonissimo vantaggio, attenzione, bandiera gialla, attenzione, qualcun altro che ha avuto un problema, attenzione ancora qui con Antoboss e Eli, mamma mia, Rob Schumacher si sta perdendo una gara super avvincente, Peppe tanto per sapere in penalità, no, peccato. Peccato, peccato, peccato. Ecco, questo è il momento perfetto per entrare in box. Intanto, attenzione, Alonso, gomma dura, un po' presto, stop considerando la gomma di partenza. Ah, ha rotto l'allettone, quindi sì, sosta forzata. Attenzione, anche Peppe, gomma hard, questo dovrebbe farlo anche Pinaglia 15.09, che lo fa, mi dà retta, ottimo. Gomma media, forse dovrà andare sulla hard. O magari, chi lo sa, prova una strategia a due soste. La AS del nostro Grosjean / Evil Shark e gomma hard, quindi abbiamo tre gomme hard, una gomma media nuova. Vedremo un attimino, Tinaia 15.09 adesso ha la possibilità comunque di allungare e parecchio su Antoboss e AI, perché comunque stanno duellando oltre ad avere la gomma da oltre 10 giri, quindi deve recuperare ovviamente il tempo che ha perso in quella curva. E quindi potessi giocare la quinta posizione. Alemain ora è distaccato di 4 secondi, quindi non so se è alla portata, però mai dire mai. Mentre Van Thor ha recuperato su Dennis, che si sta fermando, quindi Dennis ai box, seguiamo pit stop, vediamo cosa monta la Mercedes. Va di gomma hard, pit stop perfetto. Rientra anche Kimi, attenzione a Kimi adesso. Dove rientra Kimi? Perché Peppe è lì, però fa meno strada che ai box, taglia di più la curva, quindi Kimi dovrebbe essere davanti di pochissimo,
parziale perché no, si sì, è uscito con qualche decimo di vantaggio. Perfetto. Quindi adesso quelli che mancano per il pit stop sono i primi quattro e tutti gli altri quattro si sono fermati. Attenzione a quelli dietro che possono spingere e quindi possono guadagnare tanto su quelli che ovviamente non si sono fermati. Vedremo se usciranno dei viola da qualcuno. Ovviamente ve li comunicherò in tal caso. Vediamo se Dennis riuscirà a mantenersi questa prima posizione virtuale adesso, perché ora è accreditato il quinto posto. E comunque non è lontano né Daiko né Dante, boss, eh? Quindi quando loro si fermeranno avranno, non so ora quanto sia lunga la pit lane, non so quanto ci voglia. Sì, più o meno diciamo che li ha già recuperati, li ha già recuperati, sì, più o meno. Penso che ci vogliano tra i 20 e i 22 secondi per effettuare il pit stop. Quindi adesso Antonov e Hyper sono vicini a finire a 15.09, se ovviamente il calcolo è giusto. Quindi attenzione a quei due che comunque adesso sì, Hyper ha preso un piccolo vantaggio di 1 secondo e 6, quindi adesso potrebbe anche riuscire a guadagnare del tempo, insomma, affinché non avvenga l'undercut da parte della Racing Point. Vediamo Vantor continua sul 13.4, comunque migliora il suo ritmo, ottimo, dopo 14 giri. Alemany 13.5, comunque vicino a Vantor, ottimo. Peccato per Alemany che è partito così in fondo, peccato peccato perché sta dimostrando un gran bel passo. Vediamo la Racing Point intanto che chiude il giro. E 0, probabilmente un giro comunque abbastanza tranquillo. Facciamoci un giro on board con qualcuno, andiamo. Abbiamo la schermatina della gomma, strategia aperta. Quindi per chi avesse la rossa, ma non c'era nessuno la rossa. 14.0, Will Shark. 15.3, Will Shark sì, ha un passo abbastanza lentuccio rispetto alla compagnia. Vediamo, sono curioso di vedere un giro di Vantor per vedere in quanto sta girando, perché comunque sia ha la gomma gialla dall'inizio della gara e non so dove potrà spingersi, non so se vorrà fare due soste o se comunque monterà la hard. La hard ora non so quanta differenza abbia dalla media. Vediamo, stava girando in 13. Mi sa che sta rientrando, si rientra, vediamo che gomma va a mettere. Vediamo se rientra anche Alemany. Alemany prosegue. Gomma hard per lui, quindi un pit stop solo. Vediamo dove rientra, vai, il confronto con Alonso. Alonso è ora nel rettilineo, sta attaccando Kimi. Kimi molto probabilmente ha un sacco di S, Kimi, quindi potrebbe difendersi molto molto agevolmente. Vediamo, vediamo, grandissima staccata di un Kimi fenomenale. Grandissima staccata, grandissima.
Che coraggio, grandissimi entrambi, pulitissimi, non si sono neanche toccati. Partono, perfetto. Attenzione ancora nella sezione veloce. Mercedes, sì, Mercedes, McLaren e Ferrari. Mamma mia, che spettacolo. Ci hanno deliziato questi due piloti con questa azione, mega azione anzi. Ma poi torneremo un attimo a parlare di quello che è successo ai box. Vediamo, vediamo se Alonso tira la staccata qui. Un pazzo! Wow, che bellissimo sorpasso! Ma incredibile qui, incredibile. Qui veramente da applausi perché grandissimo sorpasso, però deve cercare di gestire meglio ormai nei box. Deve cercare Alonso di gestire meglio l'ERS perché è messo veramente male, male, male. Vediamo. Kimi comunque è lì, quindi non credo che sarà facile per Alonso potersi staccare. Alemany che è sceso in sesta posizione. Con Tiraia 15.09 che con anzi Hyper e Antoboss che si sono fermati, non l'abbiamo considerati, mi dispiace anche. E Tiraia 15.09 si è avvicinato, comunque sia un secondo, anzi 2 secondi e 1 di svantaggio, comunque sia si è avvicinato notevolmente. I due ex compagni di squadra sono sempre in lotta fra di loro, vediamo un attimo se c'è qualche attacco. O se comunque per ora stanno facendo un po' di management e quindi gestiscono auto, gomme e parte ibrida, sì, per ora sembrerebbe di sì, almeno la parte di Antoboss mi sembra così. Sì, anche perché Antoboss non ha più, attenzione, Evil Shark. Evil Shark sì, è un po' Alemany, 3 secondi. Penalità. Spectre che ha fatto 1.13 spaccato nel giro veloce della gara, 13.276 intanto Rogue Dennis, 13.244 Alonso, che aspetta secondo me un grandissimo campionato, bellissimo, bellissimo. Dennis ha perso tanto, Dennis ha perso veramente tanto, ha perso la possibilità di giocarsi la vittoria, secondo me, perché adesso recuperare 3 secondi e mezzo, la vedo un po' difficile, la vedo, quindi non lo so, non so francamente cosa aspettare. Vantor qui ha un passo decisamente migliore di tutti gli altri piloti. Quindi lo vedo favorito, lo vedo favorito, sì. 4 secondi, sta allungando 1.12, 681. Giro veloce. Mamma mia, che giro. Evil Shark, 3 secondi, attenzione, bandiere gialle ancora. Sempre per Evil Shark nel solito punto. È il solito punto dove tra l'altro ho problemi anch'io. Quindi capisco le difficoltà di Bruno purtroppo. Attenzione perché Tiraia 15.09 si sta riavvicinando, piano piano ma si sta riavvicinando. Alemany si è avvicinato anche lui a Peppe e lui si sta avvicinando sempre di più anche a Kimi. Mentre Alonso per ora sta un po' gestendo perché comunque sia del margine, dovrebbe avere tra sì, quasi 2 secondi e mezzo di vantaggio, quindi però può amministrare il suo vantaggio. E Dennis sta perdendo. Oh, peccato, peccato, si è girato di nuovo Tenaglia 15.09 alle Evil Shark ai box, quindi sarà presto doppiato anche 13.1 per Vantor, 14.2 per Dennis, 13.2 per Alonso, 14.4, 14.1. E loro non li ho letti perché sono passati uno dietro l'altro. Grazie. 13.9, 14.1.
15-0 non lo contiamo perché ha 7 secondi di svantaggio a causa di quel testacoda, quindi. Mamma mia, una gara sofferta è questa per qualcuno. Non come quella di ieri dove in Vietnam è veramente stata una strage. A parte per Luigi che è partito, qualifica. Mega tempone con gomma media. Gara dove non si è visto. E vittoria assicurata. È il classico starter pack quando Luigi parte in pole, di solito. Attenzione Alonso con Dennis che sono lì. Battaglia per il podio qui, seconda e terza posizione. Vediamo un po', poi c'è anche Peppe con Alemanna, attenzione che sono molto vicine. Abbiamo più tempo per vedere Dennis e Alonso. Vediamo loro con Alemain, che non so dove volesse infilarsi. Passa Peppe. E si prende una grandissima e bellissima quinta posizione. Considerata dove partiva, devo dire che veramente un garone da 10 e lode per ora. Eccoli, eccoli, Alonso e Dennis. Grandissimo primo settore, 31, 0,30 mi sembra di aver visto. Con Gomard è un gran bell'andare. Vediamo se tenta l'attacco, mirino su Dennis, che passa praticamente come se la Mercedes fosse ferma, però la Mercedes di Dennis ha un grandissimo potenziale a livello di S, 1.12.642 di Alemain che spinge, facendo ricordare che c'è anche lui, e per scrollarsi Kimi che comunque non molla la presa. Ah, è passata anche Kimi, mamma, e ce lo siamo persi, colpa mia. E box intanto, racing point. Gomma rossa, quindi proverà. No, ritiro, non proverà niente. Peccato. Alonso ha preso un secondo e due su Dennis. E ha 6 secondi da recuperare se vuole aggiudicarsi questa vittoria per questo nostro secondo evento sul nuovissimo Formula 1 2020 targato Race of Glory. Dennis la vede la preda, è lì, si sta avvicinando, sta cercando di portarsi al limite. Vediamo queste schermate che sono di scatole infinita. Si sta avvicinando. Potrebbe attaccare, ce l'ha la possibilità, perché non attacca?
board proprio con Evil Shark che purtroppo ci dà. Oh no! Alle mani con gomma rossa, quindi tenterà ovviamente il giro veloce. Vedremo se riuscirà a farlo. Immagino di sì, visto che già il giro veloce era suo. Non ha niente da perdere, poi è una gara comunque amichevole per dimostrazione ovviamente del tracciato di Zandvoort che immagino vi possa piacere. Intanto Spettrino 1.12.386, giusto per mettere in chiaro le cose alle Mai che tenterà naturalmente di soffiargli il giro veloce. Allora, dopo ci godiamo l'onboard di Alemain, dove è in pista, quasi all'ultimo settore, quindi tra poco ci godiamo un bell'onboard per vedere un giro sparato. Tutte le cartucce. Oh, beh. 5 posizioni, 5 secondi di penalità. Vediamoci, Alemain. Peccato, peccato quella mega scodata. Peccato perché aveva 4 decimi e mezzo di vantaggio al secondo settore. Oh, attenzione ancora, bandiera gialla, ancora. E chi? Evil Shark sempre. Che ce la fa a tornare in pista? Sì. Bellissima la gara di Hyper e Antoboss. Cioè, sono partiti così ed è 27 giri che sono così. È una cosa infinita. Bellissimo, bellissimo. Fantastico. Oh no, no, l'ho detta, ora sì, l'ho gufata. Questa qui stasera è la gara delle gufate. Io veramente non so più se commentare o se andare a guardare il mio film, perché francamente ogni volta che vado su un pilota succede una catastrofe. Mamma mia, mamma mia. Comunque bellissima, fin qui almeno la gara di Antoboss e Hyper. Grazie per il gufo, ovviamente non lo apprezzo, grazie. Con Alonso che sta prendendo decimi su decimi da Vantor, Dennis che è sprofondato a 3 secondi di distanza da Alonso, quindi ovviamente o ha subito un po' il colpo o con la gomma hard probabilmente non regge, perché naturalmente i setup predefiniti non ti possono garantire una prestazione eccellente come setup personalizzato sulle gomme. Magari ecco sulla gomma rossa sì, perché è la gomma per eccellenza, la gomma da qualifica, però sulle altre magari si va forte probabilmente con la creazione del proprio setup, ovviamente basandosi sul proprio stile di guida. A proposito di setup, se avete bisogno per la creazione di setup o consigli o aiuti, naturalmente potete chiedere nel nostro forum, vi posso rispondere anche io. E comunque ci sono tanti, tanti piloti che di setup se ne intendono e che se li fanno senza andarli a prendere da chissà chi in prova a tempo.
soprattutto considerato che in prova a tempo i setup vengono utilizzati esclusivamente per il giro hot lap, quindi il giro senza carburante, senza considerate le temperature, le gomme, quindi diciamo che non sono setup veritieri. I veri setup sono quelli che sì ti danno prestazioni in qualifica, ma sì ti danno poi la vittoria la domenica, perché naturalmente puoi partire primo, ma se poi hai un setup instabile, tipo sei in Belgio, sei a Spa, hai un setup magari perfetto per la qualifica, parti in gara, devi fare o Rouge, invece che fare la curva vai dritto a muro, quindi diciamo che non è proprio il caso. Attenzione, perché Hyper si sta facendo anche da pezzi. Deve essere successo qualcosa, perché sì, Alemany si è fermato. Hyper con Peppe, cosa combinano? Non Hyper che rientra? No, non rientra, stavo scherzando. Staccatona dell'Alfa? No. Beh, ottima scelta, insomma, ottima scelta. Oh, bello come sono vicini qui. Ha tentato Peppe, che cosa ha fatto? Senza lettone. Oh, attenzione perché potrebbe esserci safety car. Attenzione alla safety car, perché Peppe si è ritirato e senza safety car c'è battaglia anche per la vittoria. Niente safety car, quindi si prosegue così con Spettrino che ha 7 secondi e mezzo di vantaggio su Alonso, che comunque sia ha guadagnato qualcosa, ora 7 secondi e 2 addirittura, ha guadagnato qualcosa, magari comunque c'è Spect che sta guidando, secondo me il nostro Vantor sta guidando secondo me con le scarpe quelle per ballare tranquillamente, per fare danza, ora non lo so, con le scarpine o ciao in pantofole, insomma. Forse più in pantofolo, ecco, per come sta guidando, considerato i 7 secondi di vantaggio e comunque sia i 6 giri che mancano, anzi, ha aperto adesso il 31esimo giro, quindi i giri che mancano sono sempre meno. 6 secondi e 990 di svantaggio per Coffi. Per un Dennis che ha provato adesso a fare il giro veloce in 13.157. Di buona prestazione comunque per lui. Dobbiamo vedere se Alemany riesce a riprendere Antobos. Antobos 13.9, Alemany 12.9. Quindi gli sta mangiando un secondo a giro. Un secondo a giro e gli manca 6 secondi. Dio, mamma mia. Difficile che Alemany, poi a parte Alemany ha anche diverse penalità, quindi non so quanto possa riuscire a intravedere la quinta posizione. E Alemany ha 8 secondi di penalità, perché ha preso una penalità da 5 e una penalità da 3, quindi anche se dovesse raggiungere Antobos, certo, bellissimo per noi, per lo spettacolo, però poi alla fine della posizione non se ne farebbe niente. Comunque era arrivato a 5 secondi di vantaggio. Bandiera gialla ancora, mi sa per il Shark. Thank you.
E attenzione all'uso perché sta facendo un gran giro. Piper, gomma soft e cambio dell'alettone. Quindi potrebbe puntare al giro veloce. Quantor 12.339, 11.976 Alonso, 11.976. Cavalleria accesa in casa Ferrari, cavalleria accesa, e purtroppo non si può dire la stessa cosa nel campionato vero, perché purtroppo anche con cavalleria accesa si sa che andiamo poco lontano. Oh, sto Dennis, qualche difficoltà in uscita dalla curva. Siamo su Hyper, che ha gomma soft che potrebbe puntare al giro veloce. Oh, Alonso, 3 secondi di penalità. Attenzione. Così è salvo su Dennis. Quindi 12.331, nonostante la gomma soft, Hyper non riesce a battere con l'11.976 fatto da Alonso con la Ferrari. Siamo nel penultimo giro di questo fantastico Gran Premio, che ha visto protagonista il nostro Rogue Dennis. E poi dopo il pit stop un grandissimo Vantor che ha saputo fare veramente un lavoro estremo per potersi guadagnare questa prima posizione. Poi una bellissima gara di Anto Boss e Hyper, bellissima anche di Alemany perché ha fatto un garone, un mega garone. Evan Schack con qualche problemino stasera, ma siamo sicuri che tornerà sicuramente. Nel pieno delle forze, nel pieno della sua velocità, diamogli tempo. Alonso, ottima gara, peccato per la penalità, che probabilmente se la sarebbe potuta giocare diversamente anche con Vantor. Kimi, buona gara, probabilmente emozionato dopo ieri, ha detto forse è meglio che abbasso il manettino McLaren e che mi faccio vedere andare piano, così magari nessuno si accorge che sono un fenomeno. E niente, io direi di dedicare l'ultimo giro a Vantor, visto la bellissima gara, e di aspettare la fine.
12-218 e Rogvan Thor si aggiudica la vittoria per questo primissimo Gran Premio di Olanda. Bellissima prestazione, bellissima, complimenti, con Alonso che firma un altro 11.959 come giro veloce, podio anche per Dennis, ottimo ottimo lavoro, quarta posizione per il nostro Kimi, quinto Alto Boss che comunque limita i danni, sesto Alemain, peccato, e settimo Hyper, ottavo Evil Shark che giusto per deliziarci si gira un'altra volta in quella che è una delle curve un po' più, tra virgolette, bastarde del tracciato, passatemi il termine. Ora riprendo un attimo fiato e facciamo una rapida, rapidissima, anzi, intervista ai piloti e poi ci salutiamo. Un attimo solo. Allora, quindi il risultato di questa gara è vincitore Van Thor, sul podio anche Alonso, Dennis, quarto Kimi, quinto Alto Boss, sesto Alemain, settimo Hyper, ottavo Evil Shark, nono Peppe, decimo Tinaglia 1509 che si è ritirato volontariamente dalla corsa. Allora, i piloti sono già entrati, facciamo delle rapidissime interviste e poi ci salutiamo e vi daremo aggiornamenti poi sui nostri canali social per il proseguo dei nostri eventi. Allora, vediamo un attimino chi è entrato perché ho visto entrare un sacco di gente e non ci ho capito niente. Quindi vediamo un po', direi di partire da quelli che non hanno fatto podio, quindi abbiamo grandissimo Ilai e buonissimo Kimi. Allora, partiamo da Ilai. Buonasera Ilai, chiudete l'audio ragazzi, così lo dico una Buonasera. volta sola. Ah, buonasera intanto e i complimenti da Mettino che sta rosicando, dal nostro Rogue Schumacher che sta rosicando lassù in montagna a fare l'uomo di Neanderthal e ci fai complimenti, anzi vi fai complimenti per la bellissima gara. Io li faccio in particolar modo a te i complimenti perché col tuo ex compagno di squadra Antoboss vi siete dati battaglia praticamente non 36 giri ma 30 quasi tutti, quindi fantastico, veramente fantastico, molto molto bella come lotta. Te cosa ci dici? Sì, allora, molto meglio del Vietnam come esperienza di gara per me. Mi sono divertito dall'inizio alla fine, con un bel trenino di lotta, specialmente all'inizio, dove eravamo in quattro, uno dietro l'altro. E sì, poi sono contento perché, appunto, nel mio percorso per non prendere aiuti, non usare più aiuti, questa penso sia la gara migliore che abbia mai fatto. Quindi, ok, c'è stato un errore alla fine, ma boh, cose stanno andando meglio. E poi, sì, poi comunque la gara, il mega duello con Ant è stato solo possibile perché lui ha avuto un grosso problema con l'ERS, ma poi vi dirà meglio lui comunque. Bene, comunque sono molto contento che il tracciato di Zandvoort vi sia piaciuto di più rispetto a quello del Vietnam, anche perché comunque i cittadini più o meno si sa che hanno una difficoltà maggiore rispetto alle piste classiche, ecco, diciamo così. Ottimo, quindi passiamo a Antoboss, ci sei? Buonasera. Ci sono, buonasera, ciao ciao. Vai, esperienze, se ti sei divertito Allora, e cosa ne pensi, eccetera. la pista
Mi è piaciuta perché è molto veloce, bisogna stare sempre concentrati, ma è una delle piste che mi piace di più come guida. Poi vabbè, la gara di stasera è stata un po' compromessa, anzi toglierei un po', perché praticamente dal giro di formazione il bottone del sorpasso è rimasto premuto e in nessun modo riuscivo a toglierlo, quindi praticamente ho fatto sempre tutta la gara senza ERS, tranne il primo giro, poi basta, perché era fisso appunto, quindi vabbè. E poi per il resto, sì, è stato una bella lotta con i Lai e niente. Ma infatti lo vedevo che usavi l'ES, ho detto boh, ma perché non usa di ES? Ho detto farà l'abitudine, dovrà fare l'abitudine, insomma No, è rimasto bloccato. non lo sapevo io, ho capito, perché vedendola da terza persona non Sì, sapevo certo. cosa aspettarmi. Bene, passiamo a Kimi. Ciao Kim, buonasera. Buonasera. Gara diversa dal Vietnam, anche dal tuo posizionamento alla fine è stato diverso. Comunque hai lottato con Peppe, in qualifica abbiamo visto che avete avuto un attimino una disavventura, diciamo così. Sì, ma... E salutiamo Ale Grassi intanto dal chattino. Ciao, buonasera anche a te. E sì, hai avuto una leggera incomprensione, vi siete un attimo sciupati il giro a vicenda, se si può dire. Il tuo Sì, sicuramente, il suo poi non lo so. ma alla fine miglioravo di poco, se miglioravo. La gara, molto bella, soprattutto all'inizio con le gomme soft. Poi una volta montate le medie non riuscivo a avere passo, però comunque c'è stato un bel duello con Alonso. E la pista trovo molto più difficile questa che il Vietnam. Si vede anche dal risultato, ieri terzo, oggi quarto. Comunque un buon risultato, però dovuto anche alla difficoltà di Alemain e Peppe che si sono girati quando stavamo in duello. E comunque io penso, io vedendola mi sono divertito, voi guidando Sì, immagino molto molto di è più, una montagna vi ho russa, sì, visto. destra, sinistra, su, giù, è davvero molto bella, però molto impegnativa, devi stare tutti i giri concentrato. Sì, vi ho visto molto presi e ne sono rimasto molto contento, cioè se questo è l'avvio di campionato c'è da aver paura. Comunque sia, tanta tanta roba. Sì, Passiamo a molto bella. Dennis, ciao Dennis, buonasera. Hai Buonasera. fatto, allora, per me hai fatto, io penso sia stata una delle tue migliori gare, questa partendo dalla qualifica, e poi anche il primo stint. Mi è dispiaciuto vedere che hai perso tanto, quando comunque hai pittato e Spetterino invece è andato per conto suo. Poi non so se hai fatto un errore perché c'era così tanta azione in pista che probabilmente qualcosina mi sono perso sicuramente. Però ti ho visto veramente, veramente in gran forma. Guarda, allora, la qualifica sì, ho scelto le soft, anche se visto poi la strategia di Spettri, adesso sono contento perché perso leggermente un po' di ritmo, solo diciamo 10 giri, ma se non avevo il ritmo per il resto la pista mi piace molto e devo lavorare ancora un po' sull'ERS perché faccio fatica poi a gestirlo, però ci si lavora. Sì, se poi comunque sia il tuo avvio è stato questo, cioè può solo migliorare, quindi hai fatto un'ottima, ottima gara, secondo me. Ok, poi abbiamo, allora, ho sentito tutti, sì, abbiamo Alonso, buonasera, una qualifica Buonasera. partita forse nel peggiore dei modi, visto il contatto con Alemain di cui non ho capito l'entità. Partita male nel senso che il gioco ti ha assegnato quelle 5 posizioni di penalità che ti hanno fatto partire in settima posizione anziché in seconda. E probabilmente se tu fossi partito in seconda posizione avresti potuto battagliare
una distanza più ravvicinata con Van Thor, che comunque ha fatto la sua miglior gara proprio della vita, secondo me, no? Dell'anno, della vita, perché ha fatto una gara buonissima. Raccontaci un po', insomma, esperienze. Allora, intanto buonasera a tutti. Saluto anche a Matt, che spero che sia divertito con il mio utilizzo della Ferrari, che lui tanto brama per quest'anno. Allora, la qualifica, diciamo che sono partito positivo, mi è entrato in gruppo con gli altri ragazzi, proprio in quell'istante ho detto: ragazzi, sarà un po' difficile spostarsi in pista per i piloti che stanno facendo il giro e chi no. Proprio in quel momento io mi sposto fuori traiettoria, alle mani pensando che io stessi in traiettoria, ha fatto lo stesso movimento, ma c'è entrato. È stata una divergenza cioè un incidente che può capitare, ecco, in una pista del genere così stretta succede. Le giri di posizione sono normali, perché lui considera che abbia fatto l'errore io, quindi va bene così. E in gara mi sono divertito tantissimo, sia in partenza, poi con Ceuto, che ha lottato come un pazzo, mi sono divertito veramente molto. E con Van Thor probabilmente me la sarei giocata alla pari per la vittoria, però dai, va bene così, è un inizio. Zandvoort l'ho conosciuto adesso, è così, dopo il 100 giri non ce la facevo più, ho detto chiaramente, ero cotto, quindi va bene così come prima gara, dai, va bene, mi piace questo gioco. Alemani ti manda le sue scuse, ce l'ha scritto sul chat. No, ma ci siamo già chiariti, nessun problema, anzi, nessun problema. Che altro volevo dire? No, comunque ora è uscito dalla gara, si è ritirato, perché vabbè, lo conosco, quindi purtroppo non so come fa. Anche Tirrenia 15.09 comunque ha battagliato molto bene, l'ho visto nelle prime fasi con i Lianto Boss, Alemain. Alemain gran gara. Anche a lui. Alemain gran gara, peccato, non so perché si sia fermato, ora non mi ricordo che stavo fatto la rossa, perché comunque partendo ultimo era quinto, quarto, anzi... Si era girato davanti a me. Ah, ecco, quindi ha puntato a fare il giro veloce, che purtroppo non è riuscito a fare, perché nell'ultima curva l'ho visto in live, ha perso un po' la macchina. Però gran gara, anche Alemain comunque molto in forma, ha fatto ovviamente la qualifica, probabilmente se la sarebbe giocata con voi per il podio, sì. Per la vittoria, insomma, non lo so. Chiaramente. Bene, passiamo al primo. Spetterino, detto Van Thor, che qualifica buona, così a partire di quarto, e qualifica buona e gara eccellente con comunque Dennis che ha comandato il primo stint, in virtù del fatto che comunque ve le stavate suonando dietro anche, quindi questo ha agevolato la sua rincorsa verso la vittoria. Poi strategia alternativa da parte tua con gomma media. E gran gara, sì. Grazie, comunque buonasera a tutti. Sì, devo dire che in qualifica abbiamo visto i 5 di penalità sulla griglia di partenza di Alonso. Ho preferito non uscire più, anche se probabilmente non sarei uscito ugualmente per fare un secondo giro, perché io faccio sempre quasi uno, massimo due giri in qualifica, poi la gara come va. Poi in gara veramente all'inizio è stato divertentissimo, in cui Kimi subito ma mi è sfrecciato di fianco in partenza, avendo le gomme soft, ma anche perché sono partito male di mio. Dopo uno o due giri mi ritrovo già Alonso dietro, ho detto ok, a posto. Abbiamo combattuto tantissimo, quello che quando lui sorpassava una persona, la sorpassavo anche io, un altro pilota lo sorpassavo anche io subito, proprio come se eravamo una singola macchina. Quello che faceva lui facevo anche io, quello che facevo io facevo anche lui. C'è stato un momento in cui sono riuscito solo a superarlo, perché era uscito male da una curva, stava rischiando di tirarsi e avrà calcolato male la frenata, ma ha tamponato e ha rotto l'ale, per quello che è entrato prima rispetto comunque a me, che avevamo la stessa strategia. Da quel momento lì ho detto ok, Dennis
aspetto che entra, speravo sinceramente che metteva le aree, perché se faceva doppia soft, quindi metteva medie e dopo ancora soft, dicevo ok, non riesco comunque a andargli davanti. Per fortuna ha messo l'hard, sono riuscito ad avere comunque un ritmo buono con le medie e quando sono arrivato ai box comunque sono riuscito a rientrarmi davanti. Poi da lì è stata una gara, soprattutto a parte alcuni giri veloci che ho fatto, molto in gestione, ho gestito molto perché sapevo che comunque Alonso ne aveva. E infatti sono riuscito sempre a tenere lo stesso distacco, sai, 7 secondi, sempre lì, 7, 6, 7, 8. E ho cercato sempre ovviamente di non rischiare anche quando facevo i giri veloci, anche se comunque qualche rischio l'ho preso, infatti molte volte ho cercato di girarmi. Però comunque gara bellissima, puntavo a vincere sta gara, sto Gran Premio, perché mi sentivo abbastanza pronto, molto, mi consideravo appunto uno che poteva lottare per la vittoria. Fortunatamente ci sono riuscito e giustamente sono contento, però a parte la vittoria comunque gara stupenda anche per tutti gli altri, ho visto sempre in battaglia, credo che non ci sia stato un attimo di pausa, quindi complimenti a tutti gli altri piloti e bellissima gara in generale. Sì, no, è stata veramente, questo tracciato dà veramente la possibilità di battagliare tanto. Poi sono stati belli anche i sorpassi in pieno rettilineo quando eravate in tre affiancati, lì è stato proprio oddio come andrà a finire, chi tirerà la staccata, che c'eravate te e Alonso e Kimi. Sì, esatto, è stato spettacolare, è stato. All'inizio non mi ero neanche accorto di Alonso, infatti ho detto cavolo che esce, era lontano all'uscita, però veramente con due scie sensuali di DRS e sorpasso lì, io ho preferito togliere il sorpasso prima perché comunque mi ero già affiancato, lui giustamente da furbo l'ha tenuto e si è fatto due sorpassi in una curva, diciamo, quindi complimenti a lui per questa tattica. Dai, comunque sì, è stata veramente una gara bellissima, io vi faccio i complimenti perché mi sono divertito a vedervi e mi è dispiaciuto non prenderne parte, anche se non mi sarei certo giocato il podio con voi perché non ho la velocità adatta ancora. Quindi vi ringrazio tutti voi e tutti gli amici da casa che ci hanno seguito e vi do appuntamento. Domani ci sarebbe un altro evento, ma non so se abbiamo la possibilità di fare la live. È un evento a Monza, dopo posterò le foto su Instagram, quindi se volete seguirci comunque sia, seguiteci pure. E comunque vi daremo notizie sui prossimi eventi da fare, ci sarà i test prestagionali da fare sul circuito di Barcellona e poi ovviamente ci saranno altre gare o comunque sia allenamenti che organizzeremo con chi vorrà prenderne parte, dove faremo la live e quindi cercheremo di farvi gustare appieno questo bellissimo gioco che comunque sia sta aiutando anche i piloti, diciamo, più inesperti a crescere e a migliorarsi. Ringrazio tutti i piloti e ringrazio tutti voi da casa e tutti coloro che ci hanno seguito da quando è uscito Formula 1 2020. Un abbraccio a tutti e grazie, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao, buonasera.